Brisighellesi sempre più inferociti per la questione Ponte Lungo e i continui rinvii all'apertura della viabilità. Una comunità intera chiede chiarimenti alla provincia, soprattutto sull'andamento dei lavori. Non è ancora chiaro quanti operai stiano attualmente lavorando in cantiere e nonostante le rassicurazioni da Ravenna, in paese gira la voce che la ditta non stia ricevendo i dovuti pagamenti e di fatto abbia spostato la forza lavoro altrove. La paura è che il fine lavori a primavera 2014, anche se non si sa bene a primavera quando, sia solamente l'ennesima data da far slittare in avanti fra un paio di mesi. E adesso arriveranno ghiaccio e neve a rendere problematici i collegamenti con Faenza. Quando ci hanno detto che il ponte era inagibile e io ho saputo che veramente era pericoloso perché le due spalle non appoggiavano più sulla terra, diciamo, quindi uno dice cosa faccio? Ci hanno detto a settembre, poi a novembre, poi a ottobre, poi a novembre, poi una corsia, poi quell'altra. E così a prendere un po' in giro. Dice, sentite ragazzi, qui c'è stato un disastro, ne riparleremo quando. Però anche vedere un certo lavoro, cosa che si nota poco, perlomeno lavoreranno sotto, ma anche dal treno passando non si vedono dei gran lavori in atto. Comunque crea disagio sia per chi va a lavorare che per chi, anche i ragazzi che vanno, che studiano, un po' per tutto. Al ponte più o meno quanta gente lavora? Perché alcuni mi dicono che lavorano in tanti, alcuni mi dicono che lavorano in pochi. Pochi ce ne sono. Sempre pochi. Sì, sempre pochi. Io li vedo quando vanno a mangiare, a mezzogiorno, due, tre, lì c'ho i miei soldi. Io, quello che sento parlare è che sono tre persone che stanno lavorando e diciamo che le promesse erano altre, perché io ero in riunione sulle comune e avevano detto che si lavorava su tre turni per poter comunque creare meno disagi, invece adesso comunque in 6 mesi non hanno fatto praticamente, penso, nulla, poi io non ho verificato. Se una impresa prende un lavoro, dovrebbero esserci prima dei termini precisi di scadenza del lavoro e se non li rispetta devono stangare l'impresa, ecco. Lei viene da Faenza tutti i giorni per lavorare qui a Brisighella, immagino quindi disagi di fare tutta una volta le strade diverse, poi dopo adesso con l'inverno e il ghiaccio sperando che non venga la neve. Beh, indubbiamente il disagio c'è, perché comunque venendo su mattina e pomeriggio sono comunque 4 viaggi, e il disagio c'è. Strade di collegamento ci sono, però vi sentite un po' isolati? Ma sicuramente, sicuramente. Un po' sì, più che altro è disagio. Anche presi in giro? Beh, anche preso in giro. Io sono, non sono più giovane, però non ho nessun problema andare e tornare. Il problema è che ci vuole più tempo. Ci sono più macchine, c'è più coda e poi c'è tutta la vallata, non siamo solo noi. Io penso che si sentono più isolati quelli più su che devono fare più strada che di noi, che in fondo. Isolati per adesso, proprio isolati, isolati, sperando che non si faccia un metro di neve e ancora no, però non è certo una passeggiata andare a Faenza adesso. La colpa a chi l'ha data di più? Alla provincia? Al comune che ha creduto alla provincia? È la provincia che è la che ha appaltato i lavori. Sono una manica di imbecilli nella provincia. Nella provincia non capiscono un tubo, dovrebbero cacciare via un sacco di gente, li dovrebbero mandare via, mandare a casa, specialmente i tecnici, perché lì sono i tecnici che devono, cioè i politici hanno una responsabilità. Diciamo di ritorno, però la responsabilità vera è dei tecnici che non hanno previsto, non hanno fatto gli accertamenti che dovevano fare, bastava che ci guardassero di sotto, hanno visto che il ponte, il piano di calpestio del ponte dove ci cammina sopra, dicono che è marcio. Insomma, voi che per me prima di fare un lavoro non debbano capire se questo piano era buono o meno, bastava fare un sondaggio, capito? L'assessore provinciale ha parlato di imprevisti imprevedibili, vi siete un po' presi in Ma giro? imprevisti imprevedibili sono le scuse degli assessori, perché poi adesso la responsabilità ricade sugli assessori, perché hanno fatto fare dei lavori che non erano stati progettati come si deve, ecco. Adesso arriverà l'inverno, problemi ghiaccio e neve, la bretella chissà se tiene. Difatti ieri l'hanno chiusa la bretella, adesso, oggi l'hanno già riaperta, perché la bretella non è transitabile d'inverno, è stata. Era stata presa lì, dobbiamo dire grazie che il comune ha fatto la bretella. Ecco. Qui ci pretestuosamente attaccano i manifesti lì, quelli di Forza Italia, che dicono, oh, sembra che sia stata colpa del comune.
hanno scritto che il ponte sarà pronto nel 2000, primavera del 2014, perché ci sono le elezioni. Cioè, non lo so, questo qui, però questo non dipende certo dall'amministrazione comunale. Lei ci crede apertura 2014, primavera? Prima no. Nel 2014 sì, cioè, se non apre nel 2014 ci fanno sparare, andiamo giù armati. Adesso non ci credo, perché ci hanno promesso tante cose che uno finisce per non credere più a niente. Io sono diventata come San Tommaso, non ci credo finché non ci metto il naso, vabbè, è una battuta stupida, però è inutile credere alle favole. Federico Lega per Faenza Web TV.